La chiamano scuola di periferia. Siamo in Via Algeri, plesso distaccato del comprensivo Kindemi. Marco Vero è il vicario. Dall'inizio dell'anno sono passati un paio di mesi, 4 volte questo plesso è già stato visitato dai vandali. Fare scuola così è complicato. Eh certo, purtroppo sì, purtroppo oltre le difficoltà strutturali evidenti che possiamo purtroppo vedere, a questo si aggiunge anche la difficoltà grande, grossa, enorme che è procurata dagli episodi di vandalizzazione a cui fa riferimento, dove la gravità dipende dal fatto che qualsiasi danno oggi si produce in una scuola è veramente difficile, complicato, se non impossibile, riuscire a sistemare. Per esempio la palestra è fuori uso oramai. Per esempio la palestra è fuori uso, per esempio il locale adibito a mensa e a teatro è fuori uso, così come sono fuori uso tanti ambienti che non forniscono quei requisiti di sicurezza che sono alla base, che non sono solo imposti dalla legge, ma che sono alla base di un normale e proficuo andamento della giornata scolastica. Ma anche sussidi didattici importanti sono stati sottratti alla scuola, questo negli anni precedenti, e questo la dice lunga sulla difficoltà di poterli rimpiazzare. Come si esce da questo circolo vizioso? Gianni, io manifesto tutto il nostro limite, noi siamo impegnati esclusivamente in azioni formative, che tradotto significa noi siamo solo insegnanti, ecco, e siamo insegnanti che cercano di fare comunque il loro lavoro nella maniera migliore e più proficua per i ragazzi. Lo facciamo tra mille difficoltà, non c'è dubbio, ma ci sono elementi di difficoltà strutturale che veramente a volte non riusciamo a superare. Tu ne hai detto uno, la mancanza della palestra. Ecco, i ragazzi possono fare attività fuori, è anche bello farla fuori, ma anche fuori si deve prestare al miglior utilizzo, cioè deve essere pulito, sgombro da vetri, sgombro da residui che mettono e pregiudicano la sicurezza dei ragazzi, e comunque ovviamente è limitato alle situazioni meteorologiche che consentano di utilizzare, di utilizzare il fuori. Noi siamo ovviamente impegnati e devo dire la verità, sarei ingeneroso se non registrassi anche la disponibilità del Comune. Devo dire anche però che questa disponibilità purtroppo non si misura e non si può misurare come si vede in fatti concreti. Una struttura così bella che si presta a forme di utilizzo non solo di natura strettamente scolastica, così come ritualmente le intendiamo, ma anche ad attività pomeridiane che potrebbero valorizzare un quartiere che non ha grandi opportunità formative, che non ha grande opportunità di aggregazione anche pomeridiane. Ecco, faccio un esempio, basterebbe ritornare ad avere la fruibilità della palestra per cercare di utilizzare e di organizzare attività sportive, magari a costo zero per la popolazione stessa del quartiere. Basterebbe rientrare in possesso del locale adibito all'uso del teatro per riuscire ad organizzare attività aggregative di teatro, di formazione, di socializzazione, che fanno un gran bene per la necessità che abbiamo di risollevare un quartiere che strutturalmente e urbanisticamente è un quartiere destinato, no, a essere un grande dormitorio. Con le famiglie, che interlocuzione avete? Che risposte anche alle sollecitazioni per tutelare, per difendere insieme la scuola? È ovvio che è un dialogo che noi riteniamo assolutamente prioritario e che coltiviamo. Abbiamo anche aperto il secondo piano di questa scuola alla casa dei cittadini, proprio consapevoli come siamo del fatto che una scuola non va difesa con inferriate sempre più alte e con cancelli sempre più chiusi, ma dovrebbe aprirsi e si deve aprire al territorio, alla libera fruizione, alla possibilità di aggregazione.